Nel libro il cuore pulsante sono i ragionamenti di Pericle, ma al cinema le cose bisogna farle vedere, quindi trasportare in immagini e azioni i pensieri di Pericle è stata la cosa più difficile. A descrivere il suo personaggio, Pericle il Nero, è Riccardo Scamarcio, il protagonista del film di Stefano Bordini ispirato all'omonimo romanzo di Salvatore Ferrandino. Il film è uscito nelle sale italiane da BIM da qualche giorno, prodotto da Buena Onda con Rai Cinema e i Fratelli Dardenne, ma al Festival di Cannes scende in gara unico italiano di Uncertain Regard. Speriamo che il film faccia la stessa parabola del romanzo. Fu ignorato in Italia, poi in Francia fu pubblicato da Gallimard e quindi riuscì in Italia con Adelphi, diventando un best seller. Dice in un'intervista all'Ansa Riccardo Scamarcio, che del film è protagonista assoluto, ma anche tra i produttori, con Valeria Golino e Viola Prestieri. Pericle è una specie di animale, un reietto ai margini di una periferia belga, territorio di italiani emigrati, molti coinvolti con la criminalità organizzata come Luigi, Gigio Morra, il boss camorrista dal quale prende ordini e che ha con lui un rapporto quasi da figlio. Era nelle nostre intenzioni riuscire a raccontare la parabola di questo personaggio ambiguo, cattivo, una specie di pitbull tenuto in cattività, prosegue Scamarcio, è un orfano inconsapevole e amorale che da un certo punto commette un errore e scappando conosce cose di sé che non conosceva, ossia amare e addirittura essere amato.